Con Luca Rostagno, presidente della Proloco di Bratiglione, una domenica molto particolare, siamo qua per il Tractor Day, evento che sta riscuotendo un ottimo successo. Sì, direi di sì, questa qua è la seconda edizione. Facciamo questa passeggiata enogastronomica un po' alternativa, con invece di farla a piedi facciamo con i trattori. L'affluenza anche l'anno scorso è stata buona, quest'anno ancora meglio, quindi siamo super contenti, anche il tempo è andato bene, tutto a posto. Il Tractor Day, che appunto è una occasione particolare, perché come hai anticipato fate una passeggiata rispetto a altri comuni che la fanno enogastronomiche in maniera diversa, ovvero su quattro ruote girando appunto per Bratiglione. Sì, una cosa che io non avevo ancora visto, adesso tra l'altro arrivano trattori nuovi, non l'avevo ancora visto e mi sembra una cosa carina, sembra che piaccia alla gente. Noi adesso faremo un paio di tappe lungo il territorio per poi fermarci dentro il nostro salone, che faremo pranzo tutti assieme lì. Tutto qua. Proloco che è molto attiva, giustamente le associazioni come queste devono cercare di dare, diciamo così, sempre un qualcosa di nuovo al paese. Un bilancio fino adesso del periodo in cui tu sei presidente. Ma allora, ovviamente siamo partiti a rilento per le questioni che tutti sappiamo del Covid e quant'altro. Adesso pian pianino ci stiamo riorganizzando. Abbiamo quasi finito anche questo salone, che sarà un punto d'appoggio molto importante, e da lì si spera di andare avanti. Comunque le cose che abbiamo fatto sono sempre riuscite abbastanza bene, siamo soddisfatti. Giovanni Trucano, sindaco di Bratiglione, una bella giornata, una giornata partecipata, la dimostrazione che quando si lavora tutti assieme si ottengono degli ottimi risultati. Sì, grazie. E l'importante per noi di Bratiglione è far vedere e conoscere Bratiglione e portare persone che arrivano anche da lontano, come in questo caso abbiamo anche avuto dell'affluenza da Argentera o comunque da Rivarolo e paesi limitrofi. E speriamo di continuare così e con nuovi avvenimenti, sempre portando nuove persone e soprattutto per la collettività, che di fare belle feste. Bratiglione che continua anche sotto il punto di vista amministrativo a crescere con tutta una serie di iniziative che negli ultimi anni hanno portato ad arricchire il paese. Sì. Questa qua per esempio è la seconda edizione del Tractor Day, abbiamo pensato di dare una continuità ogni anno a ogni avvenimento che facciamo, per dare, diciamo, una consuetudine o comunque poterci dare la possibilità di migliorare di anno in anno. Infatti in questa edizione del Tractor Day abbiamo implementato diverse cose, come per esempio questa nuova cosa della passeggiata enogastronomica, abbiamo dei gadget, faremo delle premiazioni ai trattori che arrivano più da lontano, ai gruppi più numerosi, a quelli più potenti, quelli più vecchi, e speriamo per il prossimo anno di migliorarci ancora. In più, in programma abbiamo per il periodo natalizio quello di chiudere le porte del paese e fare anche qui una passeggiata enogastronomica, facendo vedere i presepi che come ogni anno allestiscono tutte le signore del paese, e in più con spettacoli di canto, di poesia, di musicali, e speriamo che anche questa nuova iniziativa che diverrà sia propositiva e positiva.